A Napoli un blitz anticamorra contro il clan Lorusso. Erano diventati il terrore degli abitanti della zona collinare a nord di Napoli, quella che va dagli ospedali alle periferie, rapinatori violenti pronti a picchiare le loro vittime. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, hanno dimostrato che non erano cani sciolti, ma persone legate alle organizzazioni criminali della zona, in particolare al clan Lorusso e ai capitoni di Secondigliano. 8 le persone destinatarie dell'ordinanza cautelare, tutte accusate di rapina aggravata ed estorsione, reati resi più gravi dall'uso delle armi e di aver agevolato il clan Lorusso. Il gruppo controllava anche le piazze dello spaccio del territorio e sono 150 i chili di cocaina e 40 seguili di hashish sequestrati da polizia e finanza sempre a nord di Napoli, nell'area di Giugliano, a 5 persone accusate di traffico internazionale di droga, riciclaggio e autoriciclaggio. La droga era ben occultata nel vano della ruota di scorta di 2 auto e sotto il pavimento del garage di uno degli arrestati. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati anche 650.000 euro in contanti e 9 pistole.